Le rivoluzioni arrivano quando meno te lo aspetti. Nella prima metà del secondo secolo avanti Cristo, nel Mediterraneo comparve la vela. Che meraviglia assistere alle prime navigazioni commerciali su lunghe distanze. Ero ancor di più quel cemento liquido che univa i popoli e le coste come rane attorno a uno stagno. Il dialogo a distanza fra mondo minoico, miceneo e popolazioni indigene del Salento si fece più intenso, intercettando anche tutti i traffici provenienti dal nord. E controllare le rotte significa controllare gli scambi, ma anche la ricchezza, il futuro. Salpando dalle piccole baie albanesi disposte ai piedi della catena del Karaburun, si arriva per forza di correnti marine a Roca. Approdo inevitabile, qualunque fosse il verso della traversata. Caposaldo obbligato, a cui non puoi sottrarti, Roca e tutto il suo litorale, fino a Capo Idrontino, diventarono strategici per il controllo del canale d'Otranto. Lo rimasero a lungo, anche dopo che, grazie all'evolversi delle tecnologie nautiche, divennero disponibili nuove rotte.